Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere un altro modo per usare i deco tape. Vi ricordate del cuoricino che abbiamo fatto? Vi metterò poi il link che vi porta al tutorial quello precedente. E oggi facciamo il segnalibro di cui andremo poi ad attaccare il nostro cuoricino, che facciamo in modo che il nostro segnalibro, questo venga fuori dal libro e rimane anche bello da vedere. Vedete? Ecco qua. Allora, per fare questo è semplicissimo, anzi proprio semplice, semplice e anche veloce. Io ne ho fatti altri con altri tipi, vedete? Questo, ho fatto anche questo. Ora vi dico quello che ci serve. Allora, per fare questo ci serve un cartoncino, potete usare anche quelli della stamperia Color Craft, questo. Vi consiglio di metterlo doppio perché così viene più sostenuto, ma va bene anche semplice. Io ho preso la lunghezza 19x7. Poi ci serve un cordoncino che verrà messo qua. Ci serve una pinza per mettere poi i bottoncini, che sono questi, gli occhielli. E giustamente ci servono i deco tape. Io ho scelto questo e questo perché si intona con il nostro cuore. E poi ho scelto questo che è bellissimo ed è glitterato. E iniziamo a farlo. Quindi prendiamo il nostro deco tape e iniziamo a ricoprire la nostra superficie. Ecco fatto che abbiamo ricoperto tutta sia da una parte che dall'altra. Ora noi possiamo fare gli angoli arrotondati oppure possiamo fare questo motivo così, vedete? E basta che tagliamo un pezzetto così e cerchiamo di fare la stessa parte dall'altra parte uguale così. Vedete? Ora, per dargli più profondità, uso un colore sempre della stamperia. Ho intonato a questo oppure con uno scuro e io do col nero. E passiamo tutti gli angoli. Tutte le parti, scusate. Ecco qua, vedete? Fatto questo, io consiglio di dare una mano di vernicolla in modo da fissare il deco tape che magari col tempo, a forza di usarlo, può staccarsi. Ora facciamo il nostro bucanino in mezzo per mettere l'occhiello. Quindi scegliamo, facciamo il buco in mezzo, così, vedete? Prendiamo il nostro bucchino, lo mettiamo in questo modo qua. E
ed ecco fatto. Ora non ci resta che mettere il nostro cuoricino e metterlo nel infilarlo, come in questo caso. Ora io questo non lo metto, lo faccio in un'altra maniera, perché già ho messo il cuoricino, l'ho messo in questo, però il risultato è uguale, vedete? Vedete, questo è senza vernicolla e questo è con la vernicolla, quindi non c'è molta differenza. Io vi consiglio di darla. Bene, questo è tutto. Vedete che è molto semplice fare questo tipo di segnalibro. E il prossimo video vi farò vedere un'altra maniera per usare questi decotape della stamperia. Per ora è tutto, io vi saluto e ciao, alla prossima!